Fabrizio Frizzi sta bene, le prime parole su Facebook dopo il malore. Come sta Fabrizio Frizzi dopo l'ischemia? Il post su Facebook. Il conduttore di Rai 1 Fabrizio Frizzi nelle ultime settimane ha lottato duramente e con molta forza a seguito di un'ischemia, che lo ha costretto ad allontanarsi dalla televisione e dal suo programma L'Eredità. Il conduttore continua a lottare ma finalmente la sua situazione sembra essere parecchio migliorata. Lui stesso, sentendosi meglio, è tornato sui social, dove ha voluto scrivere un post per tutti i suoi fan su Facebook. Il conduttore ha ringraziato tutti i suoi fan ma soprattutto l'equipe medica che l'ha costantemente seguito nelle ultime settimane. Prima i medici dell'Umberto I, poi quelli del Sant'Andrea e tutti gli infermieri che hanno curato con amore e dedizione Frizzi. Fabrizio Frizzi ha poi ringraziare pubblicamente la Rai e l'amico Carlo Conti che lo sta sostituendo nel presserale di Rai 1. Il conduttore ha infatti aggiunto, naturalmente ringrazio gli amici dell'Eredità e il medico della DER per la rapidità del soccorso e la Rai intera, il direttore generale Orfeo per la costante vicinanza. E poi il fratello Carlo Conti per tutto. Nel lungo post scritto su Facebook, Frizzi ha aggiunto un ringraziamento anche per la sua famiglia e gli amici più cari. Il conduttore ha scritto, e ancora grazie ai miei familiari e agli amici di una vita che mi hanno supportato in maniera incredibile. Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Grazie anche a chi mi ha pensato con affetto senza potermi raggiungere. Un abbraccio a tutti. Fabrizio Frizzi ringrazia la famiglia e gli amici. Dopo aver scritto il messaggio su Facebook, Fabrizio Frizzi ha postato lo screenshot del suo post anche su Instagram. Volta, però, ha aggiunto come didascalia combatto. Naturalmente, gli amici e i moltissimi fan di Fabrizio Frizzi hanno apprezzato davvero molto le parole del conduttore. In molti hanno infatti aggiunto commenti al suo post su Facebook e su Instagram, dimostrandogli ancora una volta la loro vicinanza durante la sua malattia. Di certo, al conduttore non è mancato l'affetto durante questo spiacevole periodo. Ad ogni modo, Frizzi continua a combattere per riprendersi completamente e poter tornare al più presto nel suo amato programma.